Lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il venerdì 29 luglio. La Chiesa celebra la memoria dei santi Marta, Maria e Lazzaro. Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò nella sua casa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che nella casa di Betania facesti trovare al tuo figlio l'affetto dell'amicizia, le premure dell'ospitalità e l'adorante silenzio dell'ascolto, donaci di seguire il Maestro nell'ardore della contemplazione e nel fervore delle opere, perché un giorno egli stesso ci introduca come amici nella dimora di pace del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Dio è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, ed ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in lui si rifugia. Temete il Signore e i suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene. Alleluia, alleluia, alleluia. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Alleluia. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta, Maria, a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma ancora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore. La comunione al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito ci liberi, o Signore, dagli affanni delle cose che passano, perché sull'esempio dei santi Marta, Maria e Lazzaro progrediamo sulla terra in un sincero amore per te
e godiamo senza fine della tua visione nel cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, per l'intercessione dei Santi Marta, Maria e Lazzaro, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel Signore, pace e bene.